dopo le piogge torrenziali di questi giorni, il sindaco di Gualdo Taddino ha chiesto lo stato di calamità naturale. Apertura del laboratorio di benchmarking tra sistemi sanitari e regionali promossi dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Tantissime le persone che hanno partecipato oggi alla manifestazione dei lavoratori della SGL Carbon. Per la prima volta in questa stagione la Sirra Perugia perde in casa la spunta Piacenza al quarto set. Benvenuti a tutti, apriamo una nuova edizione di TEF Channel News, apertura anche questa sera dedicata al maltempo. Dopo le piogge torrenziali di questi giorni, il sindaco di Gualdo Taddino ha chiesto lo stato di calamità naturale. Sentiamo Elena Ballarani. Chiusa a tempo indeterminato. Siamo al confine tra Umbria e Marche e questa è la strada regionale 452 della Contessa, di proprietà del demanio regionale. Non è la prima volta che dopo un'ondata di maltempo questa strada resta chiusa al traffico, creando non pochi disagi, ma l'intensa perturbazione che ha colpito duramente l'Eugubino Gualdese questa volta ha lasciato un segno drammatico. I topografi e gli addetti sono al lavoro, ma per ripristinare il manto stradale servirà molto tempo, anche perché in questi giorni le condizioni del terreno non hanno consentito di lavorare in sicurezza, provocando ulteriori rallentamenti. Ci siamo attivati per capire le cause che hanno determinato la frana e ci sono adesso in corso le indagini geologiche. Cercheremo di poter riaprire quantomeno a senso unico alternato la strada prima possibile. Questa frana non solo ha provocato lo smottamento della strada, ma di fatto ha bloccato il collegamento tra le due regioni. Transito garantito solo sulla vecchia Flaminia, sulla quale possono transitare però solo le autovetture e non i mezzi pesanti. Con il traffico interrotto, difficoltà non solo per i conducenti, ma anche per chi in questa strada ha un'attività. Cercavamo una risposta che ci dia un pochino di tranquillità, visto che abbiamo con noi delle persone che lavorano e purtroppo a causa del fermo della strada, a causa della frana, siamo costretti a fermare l'attività. E mentre sulla Contessa si lavora incessantemente per ripristinare la viabilità, ci sono altre emergenze a pochi chilometri da qui. A Isola Fossara, piccola frazione del comune di Schegge Pascelupo, il maltempo che si è abbattuto sulla regione nei giorni scorsi ha lasciato il segno. Basta guardare. Questo è il comune tradizionalmente più isolato dell'Umbria, ma ora è diventato inaccessibile. E anche se l'allarme maltempo è ormai rientrato e nelle altre zone colpite tutto sta tornando alla normalità, qui c'è ancora bisogno di aiuto, come ha documentato Riccardo Conti in queste immagini inviate alla nostra redazione. Nella giornata di ieri il sindaco di Gualdo Taddino, Roberto Morroni, ha chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza. Noi lo abbiamo raggiunto in comune. Prefetto e al presidente della giunta regionale la richiesta dello stato di emergenza, proprio perché abbiamo bisogno, per fronteggiare la complessità degli eventi nefasti che abbiamo avuto, di mezzi, di risorse, e quindi mi auguro che possano intervenire delle risposte utili per metterci nella condizione di ritornare ad una situazione di normalità quanto prima. Il sindaco ci parla anche di un'altra situazione particolarmente drammatica, quella che stanno vivendo gli abitanti della località Rocchetta, che da paradiso ambientale si è trasformata in questi giorni in una palude di fango. Noi siamo andati a verificare e vi proporremo questo speciale nel corso dell'edizione di TEF Channel News di domani. Elena Ballarani, TEF Channel News, Gualdo Taddino, Perugia. In collegamento telefonico Catiuscia Marini, presidente della Giunta regionale dell'Umbria. Benvenuta nel nostro telegiornale, presidente. Buonasera a tutti, grazie a voi. Allora, in questa situazione così difficile legata al maltempo, quali sono le priorità che si è data alla Regione? Quali primi interventi? In quali zone in particolare, Presidente? Ma noi siamo intervenuti immediatamente con il sistema regionale di protezione civile e anche ovviamente con le strutture regionali del servizio geologico e della protezione civile, personalmente insieme al coordinatore dell'area, l'architetto Zurli, abbiamo fatto un sopralluogo, incontrato i sindaci di Schegge, di Costacciaro, di Gualdo Taddino, che sono
le aree più pesantemente colpite, anche se il maltempo ha colpito altri comuni, fino al Forignate, fino alla Valmerina, diciamo vari comuni dell'Appennino, però sicuramente ci siamo preoccupati immediatamente intanto della sicurezza degli abitanti, perché molte frane rischiavano di minacciare anche abitazioni private, quindi il primo intervento è dell'incolumità. La Regione ha messo a disposizione un fondo per i primi interventi, anche con i mezzi, gli uomini dell'Agenzia Regionale di Forestazione, che abbiamo messo a disposizione dei sindaci, per intervenire su quella parte di rimozione di detriti che si può fare in sicurezza senza attivare i cantieri. Stiamo facendo una ricognizione dei danni, siamo in contatto con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e poi la prossima settimana, in accordo con il prefetto Gabrielli, valuteremo con la ricognizione dei danni pubblici, diciamo alle infrastrutture, quindi quello che riguarda le frane, quello che riguarda i detriti, il ripristino della viabilità anche secondaria, perché accanto alla cosiddetta strada regionale della Contessa noi abbiamo molta viabilità, soprattutto nei comuni di Scheggia, Costacciaro e Gualdotadino, che è di isolamento di alcune case, di alcuni piccoli centri abitati, quindi dobbiamo intervenire su questa viabilità. Con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile valuteremo anche le modalità e le forme per avviare quelli che saranno i cantieri di ripristino, ma che sarà possibile anche con una sicurezza che l'attuale maltempo non consente. Sentivamo prima la richiesta da parte del sindaco di Gualdo Tadino relativa appunto allo stato di emergenza. Sarà possibile chiederlo, Presidente? Lo stato di emergenza viene valutato, questa ricognizione tecnica che noi stiamo facendo dei danni e del maltempo necessita ovviamente di un confronto, e proprio il mio incontro col prefetto Gabrielli telefonico che ho fatto il giorno stesso di ritorno dai comuni colpiti è teso l'invio di questa informazione e documentazioni della Regione al prefetto e al Dipartimento Nazionale, è teso a valutare la sussistenza dei per lo stato di emergenza. Senza dubbio quello che i tecnici hanno rilevato e quello che ho potuto anche vedere io personalmente, quello che i sindaci ci hanno trasmesso, sicuramente è una situazione molto grave che ha i requisiti dell'emergenza. Ovviamente, come si sa, la Regione lo deve richiedere al sistema nazionale e poi la valutazione spetta al sistema nazionale e la dichiarazione spetta al governo. Tra l'altro l'Umbria porta ancora i segni, ricorre proprio in questi giorni, dell'alluvione di un anno fa che ha colpito in maniera ancora più dura sicuramente la zona dell'Orvietano, Presidente. Sì, esattamente. Dobbiamo anche purtroppo a nostre spese prepararci a situazioni nelle quali queste perturbazioni molto gravi con una concentrazione di piogge in pochissime ore determinano gravissimi danni che non sono solo connessi alla capacità di manutenzione del territorio, ma sono anche connessi ad una situazione molto complessa dei cambiamenti climatici. Quindi ancora di più abbiamo bisogno di interventi e di risorse per la manutenzione del territorio e per la sicurezza di quelle aree anche del territorio che il venir meno anche di un'attività umana rende ancora più difficili, soprattutto nelle zone di montagna, dell'Appennino, come è il caso in questa situazione, in questi comuni della fascia appenninica. Un'ultima domanda, Presidente. Domani è in arrivo una nuova perturbazione. Guardia alta, naturalmente anche domani. Quali sono effettivamente le previsioni per la nostra regione? Siamo preoccupati per questo fine settimana, tanto che abbiamo in funzione tutto il sistema di allerta nazionale e anche il sistema di protezione civile regionale. Speriamo, non l'ho avuto modo di dirlo prima, che fortunatamente anche per esempio il sistema delle dighe ha funzionato perfettamente sia nel caso del Chiascio sia di Monte d'Oglio, che ci ha permesso comunque in questa situazione molto grave di avere sotto controllo anche almeno il fiume Tevere in maniera abbastanza diciamo con un basso grado diciamo così di esondazione sull'intero tratto. Quindi ci prepariamo ad un fine settimana ancora abbastanza complesso. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi.
Il nostro telegiornale prosegue con l'apertura del laboratorio di benchmarking tra i sistemi sanitari regionali promosso dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Sentiamo il servizio di Elena Ballarani. Le principali esperienze di gestione della spesa sanitaria portate avanti da diverse regioni a confronto. Nel corso della terza edizione del laboratorio di benchmarking tra sistemi sanitari regionali, studi operatori del settore, dirigenti delle aree programmazione finanziaria e controllo di gestione che operano nelle direzioni sanità delle diverse regioni hanno riportato le loro esperienze. Sul tavolo principalmente le criticità. Esistono fondamentalmente delle problematiche di strumentazione contabile, delle problematiche di controllo, delle problematiche organizzative e formative. Si sta cercando di creare un modello unico nazionale che possa essere consolidato prima a livello regionale e poi a livello nazionale, che però sia rispettoso dell'autonomia delle singole regioni, delle diversità e dei diversi modelli che ogni regione sta rappresentando. In questo quadro non è virtuoso chi risparmia di più, ma chi a parità di parametri economici riesce ad elevare il livello dei servizi e mantenere alta la qualità. Il dibattito su qual è la regione più virtuosa ormai sta riempiendo i giornali. Non è un caso però che l'argomento centrale del laboratorio di quest'anno sono i costi standard, ovvero l'idea di estendere le migliori pratiche a tutte le regioni. Tra queste già sono state identificate alcune regioni, sono state identificate alcune tra le esperienze più significative. Tra queste sappiamo che la prima è la regione Umbria e questo ovviamente ci onora. Elena Ballarani, TEF Channel News, Perugia. Tantissime le persone che hanno preso parte oggi alla manifestazione dei lavoratori della SGL Carbon. Sentiamo Paolo Pianigiani. È riuscito pienamente a Narni Scalo il coinvolgimento della cittadinanza sui gravissimi rischi che corre una storica fabbrica del territorio. La SGL Carbon, per i meno giovani, la vecchia Elettrocarbonium. Di proprietà di una multinazionale tedesco-americana, l'azienda è leader nazionale nella produzione di elettrodi per la lavorazione dell'acciaio, ma non sta lavorando a regime. Un forno non funziona, si teme che lo stabilimento narnese faccia la fine di uno analogo in Canada, che è stato chiuso in 448. Così oggi alla manifestazione degli operai SGL Carbon hanno partecipato a centinaia i cittadini narnesi, i giovani, i rappresentanti delle istituzioni con i gonfaloni comunali. Tutti hanno lanciato l'appello alla multinazionale di non dimenticare il ruolo dello stabilimento narnese, che è a rischio per la contrazione del mercato italiano e gli alti costi di energia elettrica, come affermano gli esponenti della proprietà. È stata sottolineata infatti l'assurdità di un'azienda in salute che per altre ragioni verrebbe condannata, secondo logiche che sfuggono a valutazioni economiche territoriali. Il lungo corteo dei manifestanti ha attraversato l'abitato di Narni Scalo e ha raggiunto la stazione ferroviaria sulla linea Roma-Ancona, bloccando temporaneamente la circolazione dei treni. Sul futuro della SGL Carbon, il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, è perentorio. La manifestazione di oggi è un appuntamento importante per l'SGL e per la comunità di Narni. Vogliamo difendere a tutti i costi questo sito produttivo che è l'unico in Italia dove si producono elettrodi di grafite che sono necessari alla lavorazione dell'acciaio. Quindi la vicenda dell'SGL non è una semplice vicenda locale ma una vicenda nazionale che guarda al sistema industriale nazionale. Se si vuole continuare a produrre acciaio in Italia come tutti ci auguriamo, l'SGL è un elemento indispensabile. Quindi speriamo che anche attraverso questa manifestazione si possa attivare un'interlocuzione con l'azienda per mantenere questo polo produttivo importantissimo per il nostro territorio e per tutto il territorio nazionale. Convegno oggi organizzato da SEU Servizi Europa, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e Danci Umbria sul tema l'Europa che verrà, le politiche di sviluppo e del lavoro. Sentiamo. In un periodo in cui il binomio crescita e sviluppo è considerato la parola chiave per combattere la crisi, i programmi europei costituiscono una risposta fondamentale e una risorsa per uscirne. È su queste premesse che si fonda il progetto di pacchetto legislativo proposto dalla Commissione europea per definire le linee della nuova programmazione per il periodo 2014-2020. Quali saranno le politiche di sviluppo e del lavoro più efficaci nell'Europa che verrà? Se ne è discusso nel corso di un affollatissimo convegno organizzato
organizzato dal CEU Servizio Europa presso la Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra di Pila di Perugia. La giornata, patrocinata dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, è stata un'occasione di confronto tra istituzioni, imprese, sindacati dei lavoratori e dirigenti, nel corso della quale è stato tracciato un quadro di questo delicato momento per il lavoro, proprio alla vigilia dell'avvio della nuova programmazione dell'Unione Europea. Le politiche europee e gli orientamenti strategici in corso di approvazione contribuiranno, è stato detto, a definire lo scenario internazionale nel quale si dovranno collocare le imprese in cerca di manodopera specializzata in possesso di adeguate competenze. I lavoratori penalizzati dalla crisi economica che stentano a ritrovare un riposizionamento, i tanti giovani disoccupati in cerca di lavoro, ai quali offrire positivi segnali di incoraggiamento e di maggiore fiducia nella possibilità di avviare concrete esperienze lavorative. Ma a questo si deve accompagnare il miglioramento della governance europea, nazionale e locale di tali processi attraverso un miglioramento delle performance della pubblica amministrazione e una maggiore razionalizzazione e semplificazione delle procedure mediante anche lo sviluppo dell'agenda digitale europea. Sul progetto, sul maxi-progetto della E45 autostrada, la Regione si spacca in favorevoli e contrari. Sentiamo. In tempi di crisi la torta è quanto mai allettante, quasi 10 miliardi di euro, frutto di un project financing agevolato da robuste esenzioni fiscali e basato sulla gestione cinquantennale del pedaggio. Così il CIPE ha varato la trasformazione della E45 in autostrada, quasi 400 km da Orte a Mestre, sui quali attualmente si snodano la E45 e la Romea. Un'opera pubblica che attraverserà tutta l'Umbria in senso longitudinale e che ha già creato un acceso dibattito tra favorevoli e contrari. Tra i primi si sono schierati i cosiddetti governativi, gli assessori alla viabilità e infrastrutture della Regione, Silvano Rometti, e del Comune di Perugia, Ilio Liberati, che in piena sintonia con il Ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, condividono la scelta di costituire un moderno ed efficiente sistema viario. Voci tutt'altro che isolate, però, fanno da contraltare a tali affermazioni. Perché se l'assessore regionale alle infrastrutture e materiali, Stefano Vinti, ritiene l'opera inutile e dannosa, trovando una solida sponda nel consigliere dell'Italia dei Valori, Oliviero Dottorini, ci sono anche pareri quanto mai illuminanti. Si tratta di quelli di Ruggero Campi, presidente di ACI Umbria, che sottolinea due questioni critiche, l'insufficiente viabilità collaterale e il pagamento del pedaggio, aspetto sul quale insiste il presidente di Federconsumatori Umbria, Alessandro Petruzzi. E intanto, per domenica prossima a Cesena, è prevista una riunione delle associazioni e comitati che si oppongono al maxi progetto di trasformare la E45 in autostrada. Dal 1 dicembre torna l'obbligo delle catene a bordo di pneumatici invernali per automobili e mezzi pesanti su alcuni tratti di statali umbre, quelle più esposte al rischio neve o ghiaccio. L'obbligo scadrà il 31 marzo 2014. Tra i tratti maggiormente a rischio, il raccordo autostradale Perugia-Bettolle per tutto il tratto umbro da Ponte San Giovanni al confine regionale con la Toscana. L'E45 dallo svincolo di Resina al confine regionale con la Toscana, in provincia di Perugia, e dallo svincolo di Acquasparta allo svincolo di San Gemini, in provincia di Terni. La strada statale 675 umbro-laziale dallo svincolo di Nera Montoro allo svincolo San Gemini-Narniscalo, in provincia di Terni. La strada statale 3 Flaminia da San Carlo di Terni a Napoletto di Spoleto, da Nocera Sud a Fossato di Vico. La strada statale 77 della Val di Chienti per tutto il tratto umbro. La strada statale 685 delle Tre Valli Umbre da Santa Anatolia di Narco al confine con le Marche. La rivista San Francesco dedica il suo ultimo numero alla visita di Papa Francesco ad Assisi, quella del 4 di ottobre. Ne parliamo con Padre Enzo Fortunato, capo sala stampa del Sacro Convento. Benvenuto nel nostro telegiornale, Padre Enzo. Bene, cari amici. 96 pagine per raccontare una giornata davvero ricca di emozioni e concentrata in foto e parole nella rivista, giusto? Sì, abbiamo titolato rivista che è un reportage di foto di tutto quello che è avvenuto, di una visita veramente storica. Non ero mai stato qui,
credo che questa affermazione riveli un po' la storicità, quello che il Papa ha fatto e ha vissuto. Lui non era mai stato da San Francesco, nemmeno da prete, da cardinale, ecco, quindi dice un po' tutta l'importanza della visita. E poi ancora un po' i racconti inediti, le frasi che lui ha detto alle persone che ha incontrato, con i frati che ha parlato, e che abbiamo cercato di portare, al di là dei discorsi ufficiali che comunque ci sono, un po' tutto quello che è stato inedito durante questa visita. Ci sono diversi contributi significativi per la realizzazione di queste 96 pagine, quello per esempio del giornalista e scrittore Gramellini. Sì, Gramellini, gli abbiamo chiesto conto per aprire proprio tutto il reportage, e ha scritto, ha fatto un paragone un po' Francesco con Frodo, il signore, personaggio del Signore degli Anelli, insomma questo accostamento che vede Francesco che si è spogliato di tutto, il Papa che segue la linea dell'essenzialità e Frodo, questo personaggio che è di questo tesoro in maniera ansiosa, lo trova e poi lo getta nel vulcano per seguire anche lui la via dell'essenzialità. Ecco, ci è sembrato un bellissimo racconto, e poi insomma tutti conosciamo Massimo Gramellini come grande scrittore e giornalista amato da tutti, quindi abbiamo voluto che davvero vergasse con il suo inchiostro la rivista. La rivista che tutti possono chiedere, la trovano sia nelle edicole oppure ce la possono chiedere attraverso il sito sanfrancesco.org oppure chiamando qua direttamente la nostra redazione. Diceva prima di Papa Francesco, probabilmente la grandezza di quest'uomo è anche nell'esempio. Oggi è stato ospite da Giorgio Napolitano e lui è andato con un'utilitaria, è essenziale, ma in tutto, e la sua grandezza è proprio nel fatto che per primo sia lui a dare l'esempio a tutti quanti. Sì, c'ha una coerenza che è straordinaria, che stimola anche noi a fare altrettanto, a ogni uomo che cerca un modello, una via da seguire. E poi oggi questa visita ci ha regalato anche una bella frase che si vede che lui ha meditato nel cuore, quando ha detto al Papa: sono stato ad Assisi, ho toccato con mano le ferite che affliggono oggi tanta gente. Quindi la visita di Assisi ha fatto emergere, noi gli abbiamo consegnato anche le lettere di tante persone che ci hanno scritto, del grido di occupazione che c'è nei giovani, e sicuramente ecco, questa frase nasce anche da queste lettere che ha sicuramente letto, perché il Papa è molto attento agli ultimi. Grazie Padre Enzo, sfoglieremo senz'altro la rivista San Francesco per apprezzare di nuovo quella giornata così speciale per tutti noi. Grazie. Pace bene. Voltiamo decisamente pagina perché è il momento di parlare di sport. Parliamo di pallavolo, della quinta giornata di Serie A1 ieri sera al Palasport Evangelisti. La Sir Perugia ha ospitato Piacenza, la Copra ha vinto per 3-1. Esce sconfitta dalla super sfida con Piacenza la Sir Safety Banca di Mantignana Perugia. I Black Devils di Kovac abdicano dopo 4 set di bella pallavolo giocata, almeno nei primi 3 parziali, in assoluto equilibrio con i vice campioni d'Italia della Copra Elior. I bianconeri, che presentano Paolucci in regia e Buti al rientro in posto 3, fanno sognare i propri tifosi fino al 18-12 del secondo set, avanti già di 1. A quel punto le battute avversarie e qualche imprecisione bianconera capovolgono il parziale e segnano il match. Nel set successivo i Black Devils hanno ancora la forza di portarsi avanti e di guadagnarsi un set point, ma gli ospiti, compagine esperte di altissimo livello, ingrana la quarta portando a casa il set e chiudendo poi con un netto 12-25 quello successivo. Non basta per l'ennesima buona prestazione di Atanasievic, calato un po' alla distanza ma implacabile per 2 set e mezzo, e l'ottimo ingresso di Della Lunga, entrato nel terzo parziale al posto di Capitan Vujevic e protagonista soprattutto al servizio. Piacenza si conferma squadra in grado di puntare al titolo, con i centrali impressionanti in attacco e una panchina lunga e di qualità, dalla quale ieri sera è uscito il francese Leo, autore di 7 punti pesantissimi nell'economia del match. Ora il campionato si ferma per la sosta con la Sirca e la ripresa sarà impegnata nell'ostica trasferta di Molfetta. Ed ora le flash di sport, vediamo.
Il Perugia alla ricerca di continuità di risultati dopo la vittoria casalinga di domenica contro l'Aquila si appresta a giocare il prossimo match in trasferta contro la Paganese. I campani occupano la penultima posizione in classifica con soli 6 punti al proprio attivo, 10 in meno rispetto ai Grifoni. Per la squadra guidata dal tecnico Camplone il prossimo turno stagionale diventa una ghiotta occasione per provare a migliorare la propria graduatoria. Il Gubbio si sta preparando per la partita che lo vedrà protagonista a Frosinone. Il club rossoblu ha intanto comunicato che in merito alle decisioni del giudice sportivo sulla gara Gubbio-Barletta, 3.000 euro di multa alla società, 5 giornate di squalifica a Longobardi, una giornata a Moroni e Laezza e 4 giornate al massaggiatore Rosetti, sta provvedendo a presentare formale ricorso. Se da Ischia il Castelregone è tornato a mani vuote, nella prossima di campionato la squadra guidata da Luca Fusi ha intenzione di riprendere il trend positivo che l'aveva vista protagonista di 3 vittorie consecutive. Il club del patron Cucinelli torna a giocare al San Bartolomeo ed ospiterà il Gavorrano, penultimo in classifica con 8 punti. Per gli Umbri è una di quelle partite da non sbagliare, con i punti in palio il Castelregone potrebbe prendere le distanze dalla zona play-out. Dopo la convincente vittoria casalinga di domenica scorsa contro Genova per 26-6, la Barton Cus Perugia si sta preparando per la difficile trasferta della prossima di campionato. Gli Umbri saranno ospiti sul campo del Gran Sasso. Gli abruzzesi hanno 12 punti in classifica, uno in meno rispetto a Perugia che è sesto in graduatoria e che cercherà di non farsi superare dal team del Gran Sasso, reduce dalla sconfitta esterna contro Padova. Ora la pubblicità, subito dopo un'ultima notizia, prima di chiudere il TG, a tra poco. L'Istituto Professionale per i Servizi Sociosanitari nell'articolazione Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie, odontotecnico, dà le competenze necessarie per predisporre nel laboratorio odontotecnico apparecchi di protesi dentaria su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. Istituto Enrico Fermi di Perugia, il meglio a formazione. Scatta domani 16 novembre, anzi dopo domani, sabato 16 novembre, la 14ª edizione della Targa Umbra, gara regionale di tennis a squadre, vero e proprio campionato invernale tra circoli che svolgono attività indoor e si concluderà con le finali in programma l'8 e il 9 febbraio. Cifre record per questa edizione che forse proprio perché Umbra e perché agevolata nello svolgimento di una formula snella, 2 singolari e un doppio, trova particolare gradimento presso i circoli e presso i tesserati. Il computo totale delle iscrizioni è passato da 115 a 139 squadre. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Ringrazio tutti per averci seguito. Arrivederci alle prossime edizioni. Saluto a tutti gli italiani che si sono innamorati di ilmeteo.it, ma noi vi vogliamo bene, lo sapete, no? Previsioni del tempo per venerdì 15 novembre 2013. Nuova formazione di una bassa pressione sulle regioni centrali e piogge diffuse e forti su gran parte del nostro paese. Nel dettaglio, al nord sarà molto nuvoloso con piogge inizialmente sui settori centro-orientali, poi nel pomeriggio un po' ovunque, molto forti sull'Emilia Romagna fino a sera, più freddo ovunque. Al centro nubi diffuse su tutte le regioni con piogge, più consistenti sulle coste laziali in tarda serata sulle Marche. Certo, non mancheranno pause asciutte con schiarite nel corso del pomeriggio. Parzialmente nuvoloso in Sardegna con debole piovigine. Al sud inizialmente poco nuvoloso, poi nel corso della giornata si copre un po' ovunque con piogge diffuse forti sulle coste della Campania, Puglia meridionale, in questo caso anche con dei temporali.
pausa asciutte sulla Calabria. La neve scenderà di quota nel corso della giornata e cadrà a quote bassissime, avete visto al nord e anche sugli Appennini. I venti moderati di Bora sull'alto Adriatico, molto forti di Maestrale sul Tirreno, di Scirocco sullo Ionio e basso Adriatico. Minima in ulteriore diminuzione al nord con 2-4 gradi, 4-10 gradi al centro e fino a 16 gradi al sud. Di giorno non più di 14 gradi al nord e al centro e fino a 18 gradi al sud. Come vediamo anche